E benvenuti nella mia cucina. Il corriere mi ha appena consegnato questo pacco. Non lo trovate all'interno dello scatolo solo perché era tutto rovinato e tutto rotto. Questo ovviamente non è colpa della Cecotec, ma di chi li consegna. Quindi, detto ciò, oggi vi parlerò proprio di questo set di padelle. Si chiamano Polka Excellence a 20, 24 e 28 centimetri. Adesso vado a togliere questo sacchetto di plastica e vi mostrerò le padelle da più vicino. Quindi vado a togliere questo sacchetto e le padelle si presentano in questo modo, vedete? Adesso vado a togliere il sigillo. Questo sigillo ci fa capire che queste padelle non sono state mai aperte. Facciamo molta attenzione, faccio un altro sigillo. Quindi, come vi ho anticipato all'inizio, 3 padelle da 20 centimetri, 24 e 28, sono in alluminio fuso di alta qualità e sono resistenti alle deformazioni. Guardate, sono davvero molto belle, un po' pesantucce, ma non troppo. Il rivestimento è tutto antiaderente, sempre di alta qualità, della Teflon. È praticamente garantita al 100% che nessun alimento si attaccherà al fondo della vostra padella. Si possono lavare anche in lavastoviglie, quindi comodo direi, perché molte padelle che ho io, ad esempio, in lavastoviglie non si possono lavare perché tendono a togliere lo smalto. E queste padelle si adattano ad ogni tipo di cucina, anche quella di induzione, quindi potete utilizzarle benissimo se avete una cucina ad induzione. Poi, per quanto riguarda invece la parte sottostante, vedete che è rialzato un pochino qui sotto. Questo qua è molto importante perché praticamente distribuisce il calore in modo efficiente, risparmiando anche tanta energia. E questo rialzamento è di 5 mm. Poi vedete qui, oltre a essere scritto full induction, c'è la marca, quindi Polka, come si chiamano le padelle, sempre della Cecotec. Mentre queste vi indica le funzionalità, diciamo, della padella, con quale fiamma potete utilizzarla. Questo sembrerebbe legno, ma non lo è specie un silicone molto resistente. Questo qua viene anche via, si può togliere. Sono molto belle queste padelle. Ovviamente io ho preso la 20, ma la stessa cosa è per la 24, identica, e la stessa cosa anche per la 28. Adesso le vado a lavare e poi le vado a provare. Adesso mi metto ai fornelli proprio per andare a provare la padella da 28 centimetri. All'interno ho messo delle melanzane tagliate a cubetti, una cipolla tagliata finemente e un filo di olio. Ho aggiunto anche una pizzicata di sale. Le melanzane, come potete vedere, mia madre li sta tagliando a cubetti in questo modo. Serviranno circa 2 melanzane per 4 persone. Bene, ho inserito tutte le 2 melanzane all'interno, anche se sono troppe secondo voi e anche a vista, non vi preoccupate, perché non appena li metteremo sopra il fuoco loro si ammorbidiranno. Prima di iniziare a tagliare le melanzane, però dovete mettere sul fuoco delle patate, 3 patate basteranno. Li dovete tagliare a tocchetti, quindi togliete la buccia, li mettete in acqua fredda e li lessate. Il resto degli ingredienti ve lo dirò mano a mano.
Continuo a ripetere che queste padelle della Gekotec sono spettacolari. Bene, le patate sono ben lessate, adesso le andiamo a scolare. Dopo averle scolate, li mettiamo da parte fino a quando le melanzane non sono pronte. Trascorsi 10 minuti, come potete ben vedere, le melanzane si sono ammorbidite, vedete? Hanno abbassato anche il loro volume. Adesso continuiamo a tenerli nella padella fino a quando non si cuoceranno per bene. Dopo che le melanzane si sono ben cotte, li dovete scolare, quindi li mettete all'interno di uno scolapasta e fate filtrare tutta l'acqua in eccesso. Una volta che le melanzane sono ben scolate, li rimettiamo nuovamente all'interno della padella, vedete? E aggiungiamo le patate che abbiamo lessato. Mescoliamo per bene. Dopo aver mescolato, aggiungiamo qualche cucchiaio di passata di pomodoro e mescoliamo. Ovviamente io sono con una mano perché con l'altra sto tenendo il telefono e mi viene un pochino male, però dovete mescolare fino a quando sia le melanzane che le patate non si sono ben amalgamate con la salsa. Rimettiamo il coperchio e lasciamo ancora sul fuoco per altri 5-10 minutini. Nel frattempo, in una ciotola andiamo a rompere 4 uova. Aggiungiamo un pizzico di sale e con una forchetta andiamo a sbattere in questo modo. Trascorsi 7 minuti circa, togliamo il coperchio e dobbiamo andare ad aggiungere le uova che abbiamo sbattuto. E con 2 cucchiai di legno andiamo a mescolare. Guardate che sono fenomenali queste padelle. Non ha attaccato nulla al fondo. Perfetto, guardate. Mescoliamo per bene. Livelliamo la superficie, rimettiamo il coperchio e facciamo cuocere adesso l'uovo. Dopo che l'uovo si è cotto per bene, vedete, dobbiamo andare ad aggiungere sulla superficie della mozzarella grattugiata. Dopo averla distribuita per bene, rimettiamo il coperchio, facciamo sciogliere la mozzarella e la nostra frittata è pronta. La mozzarella si è ben sciolta, vedete? Adesso spengo la fiamma e lascio raffreddare la frittata. Il mio video termina qui. Se vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al mio canale, condividete il video con tutti i vostri amici e parenti e noi ci vediamo al prossimo video. Vi ricordo che trovate nell'info box il link dove poter acquistare il set delle padelle. La padella dopo che ho tolto la frittata di melanzane, vedete? Non ha attaccato nulla.